Buongiorno a tutti dal computer doctor Martina Franca, io sono Loris e sono un tecnico informatico, diplomato in informatica e ho anche un diploma in ragioneria e volevo, diciamo, assemblare un bel computer, bello potente. Allora, vediamo subito i componenti. Scheda madre, eccola qua, e un ROG Maximus tredicesimo, IRO. Wi-Fi, eccola qui. Questo supporta fino all'i9 come processore. Questa è l'SSD M2. Poi abbiamo la RAM, due blocchi da 16 giga, scheda video GeForce RTX 3060, 12 giga, poi processore i7 decima generazione. E stavo già cominciando a montare l'alimentatore della ROG Strix, sempre 750 watt, Republic of Gaming, tutto Republic of Gaming. Bene ragazzi, diamoci da fare e iniziamo ad assemblare. Qui abbiamo già collegato qualche cavo. Allora, questo qui abbiamo collegato la parte dove sta l'IDE SATA. Questo praticamente abbiamo qua i connettori. Questa di sotto viene collegata alla scheda madre, alimenta la scheda madre, e questi invece sono i vari connettori IDE e SATA, e invece questo è per alimentare la CPU. Bene ragazzi, proseguiamo. Allora, adesso abbiamo bloccato con le quattro viti l'alimentatore, eccolo qui. E qui dobbiamo passare tutti i fili da dietro. Questa è la scheda madre, bellissima, bella, bella, stupenda. Eccola qui. Adesso la dobbiamo posizionare nel case rispettando i fori per quanto riguarda il blocco della scheda madre stessa. Ecco, montata la scheda madre all'interno, adesso dobbiamo rispettare i vari fori per poter bloccare la scheda madre sul case. Ok, benissimo. Adesso l'abbiamo vista all'interno, era giusto per vedere un attimo com'era sistemata all'interno. Adesso dobbiamo completarla con montando tutti il processore, RAM, SSD e quant'altro. Ok, riprendiamo la scheda madre e la mettiamo sul banco. Sul banco, adesso comunque utilizzo sempre il detergente per i contatti, lo utilizziamo anche se no, però lo utilizziamo comunque. Adesso li montiamo: processore, RAM, processore, RAM e basta. E basta per ora. Ok, diamoci da fare. E li mettiamo questa pasta termica che è della Cooler Master, eccezionale. Ok, andiamo avanti. Ecco ragazzi, abbiamo sistemato la RAM, i due blocchi di RAM. Si sistema uno sì, uno no, in questo modo. Accendiamo la luce, facciamo vedere meglio se si vede. Ecco qui. E adesso diamoci da fare per l'SSD M2. Ragazzi, ecco la M2 montata, quindi l'hard disk M2 da 1 tera. Proseguiamo. Notare un particolare: questa parte di sopra, che praticamente va sull'M2, sull'SSD, c'ha due strisce che sono praticamente, fungono da dissipatore, quindi perché riscalda tantissimo. Quindi questo dovrebbe, è di metallo, dovrebbe dissipare con questa specie di pasta termica non liquida, diciamo fissa così. Queste due strisce dovrebbero dissipare il calore e far riscaldare questa parte qua per dissipare. Importantissimo montarla.
Adesso abbiamo coperto l'SSD M2 con questa parte di metallo, con la pasta termica, diciamo, a strisce che sta sotto. Importantissimo, deve stare saldamente perché con questo sistema si raffredda l'M2, che arriva a temperature elevatissime. E adesso possiamo mettere anche quest'altro, diciamo, quest'altro pezzo finale. Eccolo qua. Da notare che sto lavorando con un guanto che scarica l'energia elettrostatica collegato a un pezzo di ferro. Rimontiamo il processore che sta qui e il dissipatore che sta qui dentro e rimettiamo questa pasta termica della Cooler Master, che è spettacolare. Ecco il processore montato e adesso ci mettiamo la pasta termica. Ecco che ci mettiamo la pasta termica, il cosiddetto chicco di riso. Mettiamo un altro po' di più, sai, casomai. Ok, ci siamo. Ora che ne abbiamo messo poco di più per sicurezza, per far coprire bene tutto il processore. E adesso ci mettiamo il dissipatore. Sul dissipatore c'è già un po' di pasta termica, ma la togliamo. Ecco, pulito il dissipatore, utilizziamo la pasta termica nostra, che è, diciamo, la migliore. Dissipatore saldamente montato, eccolo qui, e questo lo colleghiamo su CPU fan. Ok, non si vede niente. CPU fan, sta scritto sopra. Poi collegare questi qua in questo modo. HD, LED positivo e negativo, reset, ground e reset, sarebbe massa. E qui invece LED più, PLED meno, power SV, e questo è negativo. Adesso rimontiamo, mettiamo finalmente scheda madre finita. Risultato finale fantastico. C'ho solo da sistemare un po' di fili, il resto va una meraviglia. Testato 7 secondi di avvio, poi farò vedere il video. Una meraviglia davvero. Ho messo un po' di adesivi qua e là, personalizzato. Questo è il mio logo, Computer Doctor. Ho messo l'adesivo anche sulla dissipatore, sulla ventola dissipatore. È una meraviglia, guarda, veramente una meraviglia. Da paura, da brivido. Abbiamo collegato l'alimentatore, abbiamo alimentato la CPU con questo attacco qui, poi abbiamo alimentato la scheda video, il computer è già partito, dobbiamo solo accendere, diciamo, far partire queste ventoline. Del resto è partito tutto, ragazzi, come vedete, Computer Doctor a posto. Computer appena assemblato, gli ho messo un SSD supplementare da 120 che si è nascosto sotto, qualche bel adesivo anche sulla ventola del dissipatore, che è spettacolare, tutto Rogue Streets, bello. È molto fluido, veloce, apertura velocissima. Ecco qua. Eccezionale davvero. Il mouse scatta. La grafica spettacolare. Questo è Resident Evil. Chiaramente schermo è 4K, Resident Evil 3. Fluidissimo. Il computer va una meraviglia. Wow, minchia che grafica. Oddio.
Oh mamma che bello! Sembra un film. Ma cos'è? Stupendo.